Grande vittoria della Lega Nord, ha bloccato il decreto Salva Roma voluto dal governo Letta, ora però arriva ancora Letta con il mille proroghe, altri soldi per Roma Capitale e la Lega Nord alla battaglia. Questi non conoscono vergogna, dobbiamo aver presente che non abbiamo a che fare con persone normali o gente per bene, non conoscono vergogna, quindi li abbiamo respinti una volta, però questi ci riprovano, ci riescono anche a volte, quindi sti regali a Roma. L'unico dato positivo è che stanno facendo incazzare una marea di sindaci, di consiglieri, gente normale da nord a sud, leghisti e non leghisti, perché dicono perché è un comune con 12 miliardi di euro di debiti va premiato, invece Bergamo no, Alessandria no, Vicenza no, Bologna no, Milano no. Quindi vanno avanti così che si schiantano contro il muro, la Lega farà opposizione dura. Abbiamo provato a dialogare e a mediare nei mesi passati, a vedere se c'era qualche proposta utile, questi ci pigliano per il naso e ci dissanguano, quindi opposizione dura, notte e giorno in Parlamento, altro che grillini, che sono dei boy scout al confronto, e quindi non ne faremo passare una, siamo pochi a Roma, ma rognosi, sul territorio vedremo di essere tanti altrettanto rognosi. In questi giorni di festa il ministro Chienge va a dare da mangiare agli immigrati, questa sembra un po' la priorità, ancora una volta la cittadinanza agli extracomunitari. Noi diciamo prima i padani, prima i lombardi, prima gli italiani, nel lavoro, nelle case, nell'attenzione, i politici pagati dagli italiani dovrebbero occuparsi di italiani, non di profughi, clandestini, migranti, e qua se non sei o profugo o clandestino o carcerato nessuno ti fila a Roma. E quindi noi siamo orgogliosi di dire prima la nostra gente, per tutto. Ecco, nel 2014 prima la nostra gente, su tutto. Dicono che siamo brutti e cattivi, no, falso. Loro sono razzisti, loro sono egoisti, noi siamo buoni ma non fessi. E quindi prima la nostra gente sarà la legge della Lega per il 2014.